Oggi farò un grande annuncio. Bentornati sul canale di Studios. Un saluto a tutti i miei iscritti e un saluto anche a tutti coloro i quali in questo momento stanno cliccando sul tastino iscriviti. State cliccando sul tastino iscriviti, giusto? Ma bando alle ciance, passiamo al sodo. Innanzitutto ho il piacere di informarvi che giorno 13 agosto sarò ospite a Social Time, un programma che va in onda su Radio Smile, ora qui vi metterò la frequenza, e su Ultima TV, canale 87 del digitale terrestre. In allegato in descrizione troverete i link e tutto quanto il resto. Mi raccomando, sintonizzatevi a partire dalle 15 e seguitemi, perché si parlerà di Fermate la ghigliottina Reloaded. Per l'estate mi ero preso alcuni impegni che non ho rispettato, come dei gameplay, delle live, che comunque ho intenzione di fare magari più avanti. Perché non li ho potuti rispettare? Perché sono stato per più di un mese senza ADSL, senza connessione internet, quindi... Ma ciò che conta è che durante l'estate ho fatto qualcos'altro. In un vecchio video, se ben vi ricordate, avevo detto che durante l'estate avrei probabilmente lavorato a qualcosa di grosso. Ebbene, l'ho fatto. Le riprese di Fermate la ghigliottina Reloaded, il primo film, il primo lungometraggio di casa V Studios, sono state completate. Il film ha una data d'uscita, 1 dicembre 2017, quindi dovremo aspettare un po' prima di vederlo. Ma l'attesa, tranquilli, verrà ingannata con tantissimi contenuti che verranno pubblicati sul canale nell'arco di tempo che va da qui a dicembre. Fermate la ghigliottina Reloaded è un prodotto molto particolare che ha una storia molto molto complessa, i cui vari tasselli verranno svelati mano a mano più avanti. Ciò che vi racconto adesso, riassumendo brevemente, è la genesi di tutto. Il tutto parte nel lontano ottobre del 2013, quando ad un gruppo di ragazzi liceali di 17 anni viene assegnato un compito per casa: realizzare un progetto sulla pena di morte. È così che il sottoscritto pensa: ma se anziché fare il classico PowerPoint facessimo un cortometraggio? L'abbiamo fatto e ci siamo divertiti davvero tanto. Sicuramente non avevamo né i mezzi, né le esperienze, né le capacità per dar vita a un capolavoro, ma ci siamo impegnati, ci siamo divertiti, abbiamo ripreso il tutto con una piccola macchinetta fotografica da 4 soldi, abbiamo improvvisato perché non avevamo copione, ma è venuta fuori una cosa che tutto sommato aveva un suo filo logico ed è piaciuto per quel poco che era. Quello è stato un punto di partenza, quello è stato ciò che mi ha fatto capire che adoravo creare delle storie, metterci dentro dei personaggi e tirare le fila come un burattinaio. Il primo banco di prova da questo punto di vista è stato 666, il cortometraggio a tema horror pubblicato su questo canale il 31 ottobre 2016, quindi per Halloween, quando ancora il canale era sotto la vecchia nomenclatura di Intersect 03. Ora è cambiato tutto quanto in V-Studios, abbiamo restaurato il tutto, ma quel cortometraggio resta un primo punto di partenza per il nuovo corso, perché mi ha dato l'opportunità di lavorare bene su una sceneggiatura, di scrivere un copione per la prima volta, di gestirmi dei personaggi e soprattutto di lavorare con tutti quegli attrezzi che avevo comprato e che apparivano praticamente nuovi ai miei occhi. Il risultato è stato discreto. Se non l'avete visto, vi consiglio vivamente di farlo. Il cortometraggio dura soltanto un quarto d'ora e credo che sarà piacevole. Lo trovate qui sotto in descrizione. Da lì in poi il sogno era un altro: creare qualcosa di più grosso. Fermate la ghigliottina Reloaded infatti è soltanto l'anello centrale di una storia che si snoda in diversi punti. Approfondiremo comunque tutto più avanti. Per ora vi basti sapere che Fermate la ghigliottina Reloaded non è altro che il remake di quel cortometraggio che creai quando avevo soltanto 17 anni. È stata una sfida durissima, soprattutto per le riprese, perché abbiamo girato con un caldo infernale. Non si può capire, ci sono stati 40 gradi e noi eravamo tutti con giacca e cravatta, tutti eleganti, sudati da morire, ma l'abbiamo fatto perché ci abbiamo creduto. Io infatti da questo punto di vista ringrazio tutti coloro i quali hanno preso parte al progetto, i miei amici, tutti coloro i quali magari hanno dato un supporto, perché ci hanno creduto, in particolar modo tutti gli attori, gli interpreti principali, perché hanno creduto nel progetto e si sono impegnati al 100% dando il massimo di se stessi. Le riprese, quindi, come ho detto, sono quasi finite. Ora quello che giustamente mi tocca fare è montare il tutto. Ora vi chiederete: se avete già finito le riprese, devi soltanto montare, perché 1 dicembre 2017? Numero 1, picchiaio tante cose che fare, quindi mettermi... non posso concentrare tutto il montaggio adesso, me lo gestirò pian pianino. Numero 2, perché ho intenzione di far uscire vari teaser e trailer, poi se ne parlerà più avanti comunque, molto molto particolari. Numero 3,
cosa più importante, perché quando avevo 17 anni, quando insieme ai miei amici, gli stessi che oggi sono qui e che hanno partecipato a Fermate la Ghigliottina Reload, riprendendo i loro vecchi ruoli, ovviamente opportunamente modificati e approfonditi, sono gli stessi che hanno partecipato all'epoca a Fermate la Ghigliottina, il cortometraggio, il quale uscì l'1 dicembre 2013. Ho pensato potesse essere carino, potesse essere bello far uscire il remake lo stesso giorno in cui era uscito il precedente. Quindi vi ho spiegato un po' cosa ho fatto durante quest'estate. In realtà il progetto va avanti da più di un anno, perché ho scritto, riscritto più e più volte la sceneggiatura, il copione, eccetera, ma finalmente è stato completato. Questi ultimi 3 mesi estivi sono stati fondamentali per fare queste riprese. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione prestatami finora, vi do appuntamento al prossimo video, vi annuncio che usciranno tante cose e vi ricordo di seguirmi questa domenica 13 agosto, su Social Time, perché si parlerà appunto di Fermate la Ghigliottina e, come ho detto prima, sveleremo qualcosina in più. Quindi niente, vi ringrazio di nuovo per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento d'estate. Speriamo che non vi scioviate, così come è successo ad Olaf. E niente, ciao!